Ciao a tutti, eccomi qui con un video che per me è molto importante ed è quello che riguarda la mia dieta. Oh, che bella macchia rossa, vabbè. Non sto morendo, quando mi tocco anche poco a me vengono queste macchie, sono un po' sensibile. A parte questo, il video in cui vi parlo della mia dieta, sapete che l'ho appena cambiata. L'ho cambiata nonostante abbia mantenuto lo stesso dietologo, anche perché mi ero un po' stancata, poi era un po' che non andavo da lui, quindi era il caso di ritornare e farmela sistemare. Ovviamente in relazione ai miei cambiamenti, anche perché è passato un po' di tempo, ho cambiato il mio peso e sono cambiate anche le mie esigenze a livello di abitudini. Mentre prima frequentavo i corsi, per esempio, ora che ho finito tutti gli esami, sto scrivendo la tesi e sono principalmente a casa. Prima aveva messo un menù che si conciliava con le abitudini scolastiche, fra virgolette, e ora invece è cambiato, posso cucinare quello che voglio, quindi è cambiato. Partiamo subito da questo. Il mio dietologo, ve l'ho già detto, però lo spiego meglio perché tanti mi hanno fatto domande su questo punto, ha questa teoria. La teoria di base è questa: se io ti cambio subito tutte le abitudini alimentari, tu ti stanchi. Se tu sei abituato a fare colazione con cappuccio e brioche e io ti stravolgo il tutto e quindi non puoi più andare al bar con le amiche, tu dopo un po' ti stanchi di fare la dieta e quindi ciò non va bene, insomma. Se devi perdere un po' di chili, non puoi avere per troppo tempo un regime alimentare che sia tanto differente dal tuo. E quindi tende a mantenere più o meno quelle che sono le esigenze di una persona. Ad esempio, io questa volta sono andata dicendogli che faccio colazione a casa, che volevo fare colazione con il latte e con i cereali perché mi piacciono. Cosa gli ho detto? Gli ho detto che la sera mio padre spesso è a casa e quindi lui preferisce mangiare la pasta e per me è una sofferenza stare lì a guardare lui che mangia la pasta e io non posso farlo. Poi gli ho detto che preferisco avere più frutta rispetto alla dieta che mi aveva dato in passato e insomma gli ho detto tutto quello che mi piace mangiare, che tipo di pasta mangio, con che condimenti la mangio, gli alimenti che preferisco. Ti fa compilare proprio tutto un foglio, sono mi pare 3 facciate, in cui tu devi indicare tutti gli alimenti che preferisci, quale tipo di crackers, cioè non so, quello del mulino bianco, quello della galbusera, che ne so, oppure quale tipi di biscotti al mattino, il pan di stelle, oppure il Ringo, insomma, esattamente la marca, tutte le marche che tu preferisci, e lui cercherà quindi di reinserirle nello schema alimentare che ti farà e che durerà per i primi 40 giorni. Dopodiché vi farò un altro video perché la questione cambia, diventa leggermente più complicata e ne parleremo più avanti, appena ci arriverò. Comunque per i primi 40 giorni ti dà uno schema alimentare basato dopo la prima visita, un paio di giorni dopo la prima visita. Mi è arrivata a casa la dieta per mail e vi faccio vedere più o meno come si compongono i fogli di dieta inizialmente, giusto per farvi capire. Allora, qui al posto dei post-it c'è il nome del dietologo e c'è il mio nome, il cognome e la mia password, perché poi per avere accesso al suo sito, dopo i primi 40 giorni c'è la possibilità di entrare nel sito, perché la dieta è di tipo interattivo, puoi cambiare gli alimenti col computer in pratica. Quindi qui c'è la mia password e l'ho coperta giusto per correttezza nei confronti del dietologo, insomma. La cosa importante è questa: questo è uno dei miei fogli di dieta, ne ho una cosa come 14. Sopra c'è il calcolo delle calorie, c'è il calcolo delle proteine, dei glucidi, dei lipidi, del colesterolo e delle fibre. Vedete? Qui. Quindi lui chiaramente ogni giornata l'ha fatta bilanciata, perché va bene che è una dieta interattiva, che preferisce seguire, lasciarmi tutti gli alimenti che preferisco io, però beh, ovviamente deve essere una dieta equilibrata e lo è. Il numero delle chilocalorie, non so se avete potuto leggerlo, comunque c'è scritto qui, come c'è scritto in tutti gli altri fogli, è circa 1350 chilocalorie, nel particolare questa qui è di 1349,57 chilocalorie. Vedete, questo è sono i valori, la prima colonna qui sono i valori che lui deve tenere. Questi qui sono i valori rispettivi del foglio di dieta in questione. Ok, giusto questo per farvi vedere come è strutturata. Andiamo a vedere proprio la dieta nel particolare. Che cosa ha messo? Allora, come gli avevo richiesto, mi ha lasciato a colazione il latte con i cereali, un bicchiere di latte con 30 grammi di Coco Cops o di Kellogg's, come si chiamano, con Frex. A me piacciono quei due, gliel'avevo detto, e lui me li ha lasciati lì.
Poi, per merenda, mi ha lasciato uno solo spuntino che io posso mangiare o a pranzo, sì, a pranzo, o nella mattinata o durante il pomeriggio, perché gli ho detto che io non faccio molti spuntini e lui mi ha mantenuto questa abitudine e mi ha chiesto che cosa mangiavo, gli ho detto i crackers, mi ha lasciato i crackers, quindi spuntino 1, crackers. Poi, a pranzo ho sempre un secondo. Quindi o vitello, o pollo, o manzo, o il prosciutto crudo, o il prosciutto cotto. Un giorno mi ha messo le croccole, non so se avete presente, a me piace un sacco. Mi ha messo una croccola, oppure la bresaola, o sempre il manzo. Un paio di giorni che io ho tenuto come giorni di festa, a pranzo mi ha messo i cappelletti in brodo, quelli col prosciutto crudo, il parmigiano, il prosciutto cotto e l'insalata. E l'altro giorno mi ha messo i tortellini con il burro, il parmigiano, il vitello e l'insalata. Quindi, in linea generale, a pranzo mi ha messo una carne, che può essere vitello, manzo, pollo, prosciutto, cotto, crudo, oppure bresaola o croccolo, eccetera. Un secondo con sempre 30 grammi di pane e con sempre la verdura. Qualche giorno ho anche la frutta. E io gli avevo chiesto di mettermela il più possibile, e evidentemente quando ha potuto me l'ha messo, perché ci sono dei giorni in cui ce l'ho sia a pranzo che a cena, quindi sono strafelice per questa cosa. E quindi più o meno questo è il mio pranzo. La cena arriva il bello. Allora io gli avevo detto che il mio problema principale dello stare a dieta è che dopo cena mi viene una fame assurda. E cioè, ho proprio fame, ho voglia di mangiare. Per me è uno sforzo, sinceramente, non mangiare anche dopo cena. Ed è assurdo perché io alla fine pranzo alle 14:30, cioè alle 2:30 del pomeriggio, e ceno verso le 9. Quindi, insomma, lo spazio di tempo in cui non mangio, comunque fra un pasto e l'altro, è corto. E quindi non mi spiego effettivamente come faccio io ad avere. Sarà una fame nervosa, una roba psicologica, comunque ce l'ho. E lui mi ha chiesto che cosa preferivo avere per dopo cena, perché mi ha detto: io non ho alcun problema a metterti uno spuntino dopo cena, basta che stia nel calcolo delle calorie, nel calcolo dei grassi, dei lipidi, dei glucidi, delle fibre, insomma, di tutto, delle proteine, di tutto, e quindi non ho alcun problema. E mi ha messo, come gli ho da richiesta, lo yogurt. Io mangio il Müller. La crema di yogurt Mule, quella allo 0,1%, quella normale o quella alla frutta. E lui mi ha alternato una sera quella normale, una sera quella alla frutta, più o meno. Quindi ho sempre dopo cena lo spuntino con lo yogurt o normale o alla frutta. E a sera mi ha messo, come gli avevo richiesto, la pasta. Sono sempre sui 60 grammi di pasta. La pasta non è mai da sola, è sempre con delle proteine. Quindi, una sera ho la pasta col prosciutto cotto, i piselli in scatola, il parmigiano e la panna. Mi ha messo la panna, ve lo giuro. 20 grammi, sono un paio di cucchiaini, però. Una sera mi ha messo la pasta comune, sempre 60 grammi, con l'olio d'oliva, il parmigiano, il brie e i finocchi, quindi un primo e un secondo. Un'altra sera mi ha messo un primo e un secondo, quindi una pasta comune con i pomodori pelati, il parmigiano e poi un po' di stracchino con i finocchi. E un altro giorno mi ha messo la pasta comune con il tonno sott'olio e i pelati. Insomma, abbastanza buona come dieta, secondo me. Io la sto facendo. Molte erano scettiche quando ho scritto sul gruppo che avevo la pasta la sera, perché hanno letto che la pasta fa ingrassare. Io vi dico la mia, ed è solo la mia, io non sono nessuno, lo sapete. La pasta non fa ingrassare, cioè, nel senso, di per sé questa affermazione è sbagliata. La pasta non fa ingrassare di sera. La pasta, se la mangi in quantità adeguate, ad esempio i miei 60 grammi di pasta la sera, vi assicuro che non mi hanno fatto ingrassare, anzi, la sto seguendo da poco, da 10 giorni, e ho già perso un chiletto, e quindi io sono soddisfattissima, vi dico la verità. Ho la pasta non tutte le sere, però ce l'ho 5-6 sere a settimana, no, 5 sere a settimana. Insomma, su 13 fogli, perché poi io posso variare, non sono questo è lunedì, questo è martedì, questo è mercoledì, posso scegliere il foglio che preferisco per ogni giorno. Comunque su 1, 2, 3, 4, 8, 12, su 12 fogli ho la pasta 5 sere a settimana. Le altre sere ho il pesce. Le sere che non ho la pasta ho comunque il pane, sempre i miei soliti 30 grammi di pane. E basta. Chiaramente insieme al pane avrò sempre delle proteine, quindi o del pesce, ad esempio ho il salmone, ho la soglia, ho il petto di pollo, oppure un minestrone con le uova, cioè il minestrone e le uova,
oppure la zuppa di legumi o il pesce spada. Una sera mi ha messo addirittura i wuster. Praticamente mi vengono fuori, sono 75 grammi, sono tre wusterini di quelli piccoli, cioè piccoli, non quelli grossi. Tre wusterini con la verdura e sempre 30 grammi di pane. E poi mi ha messo un menù in ristorante. Io gli ho detto che quando vado al ristorante vado a mangiare il sushi, quindi mi ha fatto un menù sushi. E in alternativa un menù pizza. Non mi ricordo che pizza mi ha messo perché ancora non sono andata a mangiarla. Ah, la pizza col prosciutto crudo, come l'altra volta. E posso usare il menù ristorante o il menù pizza una volta alla settimana, uno dei due, una volta solo alla settimana, chiaramente, la sera libera in pratica. Le calorie sono sempre 1350, tranne che per il giorno del menù ristorante e quello del menù pizza, che sono 1700 e 1550 circa rispettivamente. Un'altra cosa interessante della mia dieta è che posso variare gli alimenti che sono inseriti nella dieta stessa. Ad esempio, in questo foglio che vi ho fatto vedere, ho le croccole proprio a pranzo con 150, no, 200 grammi di zucchine. Non so se riuscite a leggerlo, comunque fidatevi, c'è scritto croccole di merluzzo, zucchine, pere e pane, vabbè, ovviamente. Se non ho voglia dei 200 grammi di zucchine che ci sono scritti qui, che cosa faccio? Lo devo mangiare per forza? No. Ho delle tabelle con cui posso sostituire gli alimenti. Come funzionano queste tabelle? Ad esempio, vado su zucchine. Zucchine sono in ordine alfabetico. Questa, ad esempio, è la tabella della verdura, poi ho la tabella della frutta, ho la tabella dei carboidrati e ho la tabella del minestrone, che è questa qui. Vi faccio vedere con quella del minestrone come funziona. Ad esempio, ho minestrone contadino della Findus, ne ho 120 grammi. Lo cerco, minestrone contadino della Findus è qua, 120 grammi è qua. Se voglio cambiarlo con uno degli altri minestroni, scendo nella tabella del minestrone che voglio e leggo la quantità corrispondente. Ad esempio, se ho 120 grammi di minestrone contadino Findus, che è a questa riga qui, 120 grammi, e voglio cambiarlo con, boh, il minestrone Valle degli Orti, per dire, vado alla riga del minestrone Valle degli Orti, la seguo fino a quando non arrivo alla stessa colonna dei grammi dell'altro minestrone e guardo 120 grammi di minestrone contadino sono equivalente a 180 grammi di minestrone Valle degli Orti. Non so se mi sono spiegata. In ogni caso sappiate che posso modificare sia la frutta che la verdura che i minestroni mi sono stati messi e dal 40° giorno in poi di dieta mi darà nuovamente, perché io l'avevo già fatta, quindi già ce l'ho chiaramente, anche il foglio relativo ai carboidrati, quindi come cambiare il pane con la pasta, la pasta all'uovo con la pasta comune, la pasta integrale con la pasta all'uovo, che ne so, la pasta gli gnocchi con le patate, cioè insomma posso cambiare anche tutti i carboidrati, le fette biscottate invece dei crackers, i crackers della Mulino Bianco invece che quelli della Galbuisera, al mais, che ne so. E secondo me è una figata. Vi dico la verità, è una figata perché in questo modo non ci si stanca. Se a merenda mi ha messo i crackers, io voglio mangiare le fette biscottate, so quanti grammi mangiarne senza rovinare il tutto. Se invece delle zucchine voglio mangiare le carote, so quanti grammi mangiarne. Sì, è un po' una rottura di scatole. Il fatto che devo pesare tutto, con questa dieta bisogna pesare tutto, ma vi dico la verità, alla fine non mi pesa. Non mi pesa troppo farlo. Spero che quello che ho detto sia abbastanza chiaro, che vi abbia dato un'idea effettivamente di quella che è l'idea della mia dieta e l'idea di come lavora il mio dietologo in pratica. E niente, basta, visto che me l'avete chiesto in tante, se avete qualche domanda me la fate qui sotto, io risponderò certamente, lo sapete, e spero di esservi stata utile in qualche modo. Un bacione. Chiaramente continueranno gli aggiornamenti peso e quindi vedremo se questa dieta farà il suo lavoro, ma io sono sicurissima di sì, sinceramente. Ho piena fiducia nel mio dietologo. Un bacione, spero di esservi stata utile, ciao, alla prossima volta. Sei succhio? Sì, prima aveva messo tutto un menù che era possibile con cui sì, è una rottura di palle. Ad esempio la tabella, ad esempio, ad esempio, ad esempio.
ad esempio se ho 100